Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Anche oggi notizie interessanti nel mondo delle ruote. In questo caso, in questo video vi parlerò di due moto interessanti che vedremo all'ECMA 2019. Infatti ci stiamo avvicinando all'ECMA, mancano circa un paio di mesi, quindi diciamo che stanno aumentando in rete i vari rumors e le varie voci riguardanti le varie moto, le varie protagoniste che vedremo durante la fiera di Milano. In questo video vi parlerò della nuova Africa Twin, l'enduro stradale appunto della Honda, e della nuova soprattutto Ducati Multistrada. Partiamo subito con Ducati. Prima di tutto Ducati ha reso noto che mostrerà la sua intera lineup 2020 in un evento dedicato qualche giorno prima rispetto all'ECMA, quindi diciamo che farà un evento separato, un po' come fa la Apple nel mondo dei telefoni, che fa un evento tutto suo. In questo caso parliamo della serata del 23 ottobre. In quella serata Ducati presenterà appunto al mondo la sua intera lineup per il 2020. Ci saranno moto come la nuova Street Fighter V4, qui di fianco vi lascio una foto se vi siete persi la news sulla moto, quella che ha portato appunto Carlin Dunn alla Pikes Peak, e poi vedremo moto appunto come la nuova Multistrada, che non sarà una V4, e questa è la notizia principale. Infatti Ducati ha voluto smentire quelle che erano le voci degli ultimi mesi, che volevano appunto una nuova Multistrada essere equipaggiata con motore V4, e ha detto che questo motore, se verrà montato su una Multistrada, arriverà però magari dopo, quindi magari si parla del 2021 o addirittura su un altro modello. E quindi ragazzi, niente Multistrada V4 per il 2020, ma avremo una nuova Multistrada 1260 GT. Questa moto cosa verrà di interessante? Secondo le ultime voci verrà equipaggiata con il radar anticollisione. Vi ho parlato diverse volte di questo radar anticollisione, perché di fatto tutte le varie case stanno lavorando a questa nuova tecnologia. Diciamo che di fatto questa è la nuova frontiera della tecnologia applicata al mondo delle ruote. Diciamo che tutte le case stanno investendo in questa direzione, e quindi diciamo che si è creata una piccola gara, diciamo così, tra i vari produttori per chi presenterà per primo al mondo questa tecnologia, perché di fatto agli occhi di tutti diventerà un po' la casa che per prima ha sviluppato questa tecnologia. E quindi si pensa che Ducati abbia voluto anticipare la sua presentazione della lineup al 23 ottobre, appunto per giocare in anticipo rispetto alle concorrenti, perché vi ho parlato un paio di settimane fa che KTM ha già detto che sulla sua nuova 1090 Super Adventure verrà montato questo radar anticollisione. Questa nuova moto della KTM verrà mostrata all'ECMA, e quindi si pensa che Ducati abbia voluto anticipare un po' i tempi a presentare il 23 ottobre per presentare questa nuova Multistrada prima rispetto alla KTM. KTM comunque sta lavorando un sistema simile a quello della Ducati, perché entrambe le case collaborano con la Bosch. In questo caso quindi anche per la Ducati, per la Multistrada, parliamo dell'Adaptive Cruise Control, oppure per dire in italiano il Cruise Control Adattivo. Di fatto questa tecnologia consiste in un radar montato sia anteriormente sia posteriormente alla moto. Qua di fianco vi lascio le foto, vedete che davanti sarà montato appunto sotto i fari, sistema simile quindi sia per la KTM che per la Ducati. E posteriormente verrà montato per vedere i vari veicoli nei punti ciechi, dove il pilota non potrebbe vederli. Questo radar, essendo montato dietro, potrà capire quando un veicolo magari si avvicina troppo a noi da dietro e potrà avvisarci. Quindi diciamo che di fatto, per chi non ha seguito negli altri video, questo radar anticollisione appunto fa in modo che la moto riesca a vedere in tempo reale i vari veicoli presenti sulla strada, sulla sua corsia. E se per esempio c'è un veicolo che rallenta troppo, se rischiamo di andare addosso a qualche altro veicolo, che sia una moto, che sia una macchina, il sistema non solo potrà avvisarci tramite delle vibrazioni o tramite dei segnali luminosi del pericolo, ma secondo le ultime voci dovrebbe addirittura essere in grado di frenare in autonomia per evitare appunto un incidente. Una cosa ovviamente molto molto interessante, perché ragazzi, comunque in moto ci si distrae, magari pensiamo a chi usando moto di questo tipo, come le Multistrada, come le Super Adventure, che sono moto da viaggio, magari si spara quelle 10-12 ore di viaggio filate, capita che ci si distrae, ragazzi. Questo sistema effettivamente potrebbe facilmente evitare un incidente. Ovviamente non si conoscono i costi di questo sistema, quindi stesso discorso per la KTM, non si conosce quanto costerà di più
montare questo sistema. Non si sa ancora se comunque ci sarà una versione normale della Ducati Multistrada 1260 GT, oppure ci saranno magari versione normale più versione equipaggiata con radar anticollisione, oppure la versione sarà unica. Però ragazzi, sappiamo per ultimi rumor che questo sistema comunque lo vedremo arrivare su una Multistrada. Quindi di fatto sembra che Ducati sarà la prima al mondo a presentare questo sistema e vincere questa piccola gara tecnologica con le altre concorrenti. Passiamo poi alla Honda, parliamo dell'Africa Twin, perché sono comparsi online, e qua vi lascio le foto, dei brevetti relativi appunto all'omologazione di questa moto. Queste foto provengono dall'Australia e appunto ci mostrano come dovrebbe essere la moto che verrà appunto presentata durante l'EICMA 2019. Questa Africa Twin dovrebbe appunto avere un'estetica più filante, e soprattutto, secondo i dati tecnici che erano su questa scheda, su questo brevetto, dovrebbe avere la tanto famosa aumento di cilindrata, quindi dovrebbe passare a essere un 1084 cc di cilindrata con conseguente aumento di potenza, perché si passa dai 94 cavalli della versione attuale ai 101 cavalli di questa nuova versione. Oltre a questo dovremmo avere uno scarico terminale più grosso, questo per rientrare ovviamente nella normativa Euro 5 che sarà obbligatoria per legge dal prossimo anno su tutte le moto. A questo proposito è possibile ovviamente che durante questo ECMA si vedranno moto con scarichi molto più grossi rispetto al normale. Non prendetevi la mano, non spaventatevi, semplicemente questo è stato fatto per rientrare appunto nella normativa Euro 5 che sarà più diciamo costrittiva rispetto alla vecchia normativa Euro 4, e quindi diciamo che molti produttori come soluzione hanno adottato quella di aumentare le dimensioni dello scarico. Ovviamente speriamo di non arrivare ai livelli della GSX-R 1000 attuale con quello scarico enorme che sembra una padella. Detto questo ragazzi, il video è finito. Questo ECMA saranno secondo me molte novità interessanti, ma la sfida tecnologica sarà appunto quella sul radar anticollisioni. È lì che le case stanno investendo, è lì che vedremo le novità principali. Su questo sistema, sul radar anticollisioni, poi ovviamente vi dicevo non si conoscono i prezzi, sicuramente una moto equipaggiata con questo sistema costerà magari 3-4 mila euro in più rispetto al normale, però è una tecnologia nuova, quindi probabilmente poi verrà sviluppata, nel tempo i costi di produzione di questa tecnologia diminuiranno e quindi probabilmente magari nel giro di 5-6 anni, se questo radar funzionerà, magari verrà poi equipaggiato di serie a poco prezzo. Su moto come moto patente A2, come 125, eccetera, eccetera, diventerà diciamo uno standard un po' come l'ABS, e quindi vedremo un po' cosa succederà. Quindi, ragazzi, da questo video è tutto. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, quello Instagram, il DNA del Biker Ufficiale. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao. Saga!